chiamo Margherita e per gli amici Maggie. Io sono Atena. Il mio nome è Lorenzo. Io mi chiamo Andrea. Sono Gianluca. Sono Anita. Io sono Cesare. Io sono Leo. La mia storia è una storia d'amore tra una principessa delle fate e un umano che fa parte dell'esercito. La mia storia narra io e le mie quattro amiche che stranamente siamo entrati nella storia del mio libro. Il nostro compito è uccidere il cattivo della storia. Il mio fumetto è un western. I protagonisti sono il pistolero Seth Morgan e l'indiano Attila Splendente. Si ritrovano a combattere alcuni banditi in un canyon e ci sarà anche un grande inseguimento. La mia storia parla di un gioco che si chiama Super Smash Bros. E un personaggio è arrabbiato e tenta di sconfiggere tutti. Ho scritto e disegnato un fumetto che parla di un ragazzino che in realtà è un supereroe e che combatte il coronavirus. La mia storia tratta di questa ragazza che è finita per sbaglio in paradiso. La mia storia parla di questa Jedi, è un soldato che con la loro nave atterrano sul pianeta di Tatooine, che è un pianeta desertico, e incontrano il capo dell'esercito nemico. Allora, il mio fumetto principalmente è un racconto un po' come quelli di Sio, ha creato le storie brevi e principalmente sulle battute brutte, sulla comicità. Consiglio di leggerla perché è molto ricco di azione, è molto bello anche il legame di amicizia fra i due protagonisti. È divertente. I disegni sono bellissimi perché me li ha insegnati la Laura. Che è bella. Perché sono di comicità, quindi magari mi trasformerai. Per fare fumetto, secondo il mio parere, serve molta fantasia. Per poi dopo diventare un vero e proprio maestro della matita. Ha un modo per rilassarsi. Sembra proprio come se il tuo sogno diventasse realtà. Combini esplosivi, in una parola, è divertimento. Casinisti. Amicizia. Fantastico. Confusione, rumore. Caos. Ma quel caos che non è proprio distruttivo, ma più della creatività. La lezione preferita è stata quella delle espressioni. Quando siamo andati nel parco, perché lì siamo andati a disegnare animali, persone, oggetti, cose in movimento, quindi dovevamo disegnare velocemente. La lezione sul genere giallo, ovvero il mistero e l'investigazione. Sono state tutte, però quella che mi è piaciuta di più è disegnare gli animali. È stata quando abbiamo disegnato le mani, perché mi ha molto interessato anche il modo di farle. È stata quella appunto delle angolazioni. La lezione più difficile per me non ce ne sono state proprio. Oltre alle proporzioni anche la prospettiva. Non ne ho una precisa, perché ogni sua lezione è difficile nel suo modo e facile nell'altro. Ripeto che è stata quella delle angolazioni perché io non ci riuscivo. Per me non è tanto una lezione, però più che altro quando abbiamo cercato di disegnare proporzioni del corpo. Nel disegnare il paesaggio. Erano un po' tutte allo stesso livello, ma con gli amici è tutto più facile. Io consiglio di iscriversi ai Fumbini Esplosivi. Perché mi sono divertita un sacco, soprattutto durante le lezioni, perché non sono troppo rigide. Ci fai tante amicizie. Si impara a disegnare. Anche fumetti, però a disegnare in generale. Puoi fare amicizie molto strette. Migliorereste le vostre tecniche di disegno oppure potreste imparare qualcosa di più. È molto divertente. Ci fanno anche molti generi di fumetto. È un'esperienza anche per stare con più persone. E poi ci si diverte tantissimo. Grazie all'insegnante Laura ci saranno tanti grandi e buoni compagni insieme a noi.